in questo video. Chi è? Sara, che cosa ci fai qua? Mi ha invitato Hillary. Insomma, basta, io adesso chiamo Stefano, sono stanca delle urla no. e della musica. Stefano. E invece sì. Basta il telecomando. Grazie. Se... Ragazze, vi svegliate? Hillary, Nicole, Roma? Ogni volta che dormono insieme queste tre non si svegliano. Hillary, Nicole, Roma, vi svegliate? Sono due che vi sto chiamando! Nicole! Io le ho provate tutte, ho provato con la sveglia, ho strillato e mi dispiace, dovrò passare alle maniere forti. A fuoco, a fuoco, a fuoco, a fuoco! Bagnino! Bagnino! Bagnino? Come bagnino? Svegliati, Nicola, sono io, ma quale bagnino? Ma non siamo mica al mare! Buongiorno! 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 Funghetti, quante volte ho provato a chiamarla? Scrivetelo nei commenti. Quante volte? Fatelo dire da loro. Sentiti in colpa, perché guarda cosa hai fatto alla tua sorellina. Sentiti in colpa. Sentiti in colpa, sentiti in colpa. Sentiti in colpa tu, che è un'ora che ti sto svegliando, capito? Roma, hai sentito anche tu questi rumori? Hai sentito anche tu questi rumori? No, ma per me non è niente. Dai, forse saranno i vicini. Buonanotte. Io devo uscire, ieri sera mi avete promesso che vi svegliavate subito questa mattina. Perché io ho da fare, ok? Io adesso sto uscendo e sarai tu la responsabile di svegliare subito, immediatamente, Hillary e Roma, va bene? Che ci vuole a svegliare? Che ci vuole? È un'ora che sto provando a svegliarmi, io devo andare via. Vieni con me. Guarda, adesso ti faccio vedere io quanto poco ci vuole. Hillary, Roma, buongiorno. 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 Hai visto? Che cosa ci voleva? Infatti tu non ce l'hai manco mai chiamato. Non vi ho mai chiamato. Ho usato le pentole, vi ho tirato l'acqua. Vabbè, comunque, alzatevi perché vi devo dire una cosa in salone, veloci. Allora, adesso io vi do delle regole importantissime, ok? Perché io devo uscire da casa. Io adesso vi do queste regole. E chi di voi sgarrerà questa regola, anche solo una cosa, verrà messo in punizione per 145 anni. Siamo d'accordo? No. Sì. Sì. Bene. Prima regola. La... Che? Ah, vabbè, ho sbagliato. Prima regola fondamentale. Non fate il casino mentre io non sono a casa, mentre io mi allontano, perché i vicini suonano e chiamano la polizia. Quindi non fare assolutamente chiasso. D'accordo? D'accordo. Seconda regola, cosa importantissima, ok? Non dovete assolutamente aprire la porta a nessuno. Non aprite la porta a nessuno. Terza regola, non meno importante. Vabbè, guarda. Terza regola, non meno importante, non dovete assolutamente uscire fuori da casa. Nicole, mi raccomando, non siete grandi, non avete soldi, non avete nulla, non uscite fuori da casa, ok? Va bene? Sì, papà, però visto che siamo in pigiama, possiamo fare un pigiama party? Fate un pigiama party, ma tra di voi? Sì! Dai, facciamo un pigiama party e ci vediamo dopo, tu vai tranquillo. Va bene, ragazzi, mi raccomando, sì. Ok? Non aprite da nessuno, non fate chiasso e non uscite fuori da casa! Dai ragazzi, facciamo questo pigiama party? Sì, pigiama party! Sì! Ma non c'è la musica. Non c'è la gente. Dai, invitiamo tutti i nostri amici a casa a fare il pigiama party. No, Hillary e Stefano ha detto di noi, di non far entrare nessuno a casa. No ragazzi, Stefano l'ha detto, non invitiamo nessuno perché sennò ci mette in punizione poi, Funghetti, siamo indecise, che cosa dobbiamo fare secondo voi? Dobbiamo invitare qualcuno oppure no? Scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale. Beh ragazzi, cominciamo a chiamare qualcuno per il pigiama party. Chiamiamo Sara, il top. No, con Sara no, perché io ho litigato con Sara
con tutti quanti, quindi non la invitiamo, va bene? No. Facciamo una cosa. La chiamiamo noi, Sara. Gli facciamo fare pace con Nicole. Ok, ci sto. Chiamiamo Sara. Pronto. Pronto, Sara? Ciao, Ilari. Come stai? Tutto bene, tu? Io bene, ma vuoi venire a casa nostra a fare un pigiama party? Ma chi siete? Io, Nicole e Roma. Ma no, Ilari, io ho litigato con tutte quante. Ma non ti preoccupare, io faccio fare io pace con te, Sara, con te e Nicole, ok? Dai, Sara, ti prego. Sara, è un pigiama party di nascosto. Ma come, Ilari? Papà Stefano non sa niente. Sì, lo sa, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va bene, allora sto arrivando. Ah, mi raccomando, a casa si può entrare solo con il pigiama, eh? Se no, vietato, proprio. Va bene, allora arriverò con il pigiama. Ok, ciao. Tra poco in questo video. Perché sei venuto? Mi vuoi anche nominare questo pigiama party? Mi hanno portato qua, non sono venuto io. Funghetti, per ogni pigiama party che si rispetti, ovviamente si devono mangiare dolci, cioccolate. Questo è molto buono. No, già è arrivato Stefano. Ilari, andate ad aprire. Sta qualcuno a casa? Sì, ci ha invitato Ilari al pigiama party. A pigiama party? Ti ecco perché mi ha fatto in pigiama. Certo. Ma io spero che non ci sia Nicole. Certo che c'è Nicole. Oddio mio, e perché mi avevate fatto venire? Ma perché è un pigiama party, dai, ci divertiamo. Io sono Spider-Man. Sara, che cosa ci fai qua? Mi ha invitato Ilari. Ilari? Sì, beh. Impossibile, che cosa vuoi? Dimmi la verità. È un'altra cosa tra te. No, mi ha invitato Ilari. Dai, Nicole, mi ha invitato Ilari, veramente. Poi dai, c'ho freddo che sto in pigiama. Ah, guarda, per quello che ti sei fatto non ti farei entrare, però sono qua. Vabbè. Sì, Sara! Ma dai, Nicole, ti prego, facciamo pace. Ma se non fate pace, non possiamo fare il karaoke. Sono tutti amici. Dai, ti prego, facciamo pace. Però tu mi spieghi perché ti sei alleata con Gaia contro di me? Ma è una storia lunga, dai, veramente, dopo te lo spiego. Ok. Sì, ragazze, però non dobbiamo strillare troppo, perché sennò i vicini chiamano Stefano e ci fanno strillare. Va bene, dai, non strilleremo troppo durante il karaoke. Pronti? Vai. 3, 2, 1. Ma che canzone hai messo? San Giovanni. Ehi, Ilari, l'ho invitato io. Dai, così almeno facciamo tutti pace insieme. Pigiama party. Chi hai detto? Hai invitato Alessio. Sara, ma oggi noi ci dovevamo divertire. Invece adesso Nicole sta fuori a litigare con Alessio. Perché sei venuto? Mi vuoi anche nominare questo pigiama party? Mi hanno portato qua, non sono venuto io. Ti hanno portato? E beh, non sapevi che questa era casa mia? Sì, Nicole, io lo sapevo che c'era un pigiama party. Però Sara mi ha detto che potevamo stare tutti insieme, quindi... ho detto vabbè, andiamoci. E quindi non sapevi che questo pigiama party a casa mia c'ero anche io? Ma io in realtà che ne sapevo, pensavo fosse a casa di Ilari, mica a casa tua. Cioè, perché te non ci sei mai a casa di Ilari. No, per niente, te ne devi andare. Ma fammi finire di parlare. Stefano, non voleva neanche che veniva nessuno qua a casa, quindi te ne devi andare, soprattutto tu. E perché Sara no? Sara no, perché Sara non è, sei tu, non è il mio ex, ok? Vai da Gaia. Vai, ma da io Gaia, Stefano. Ho capito, però i vicini mi vedono anche in pigiama se esco, se non mi e cammino. Quindi ti preoccupi che non c'è. E allora?
Sono la vicina, se non la smettete subito, chiamo papà Stefano. Ma insomma, la musica alta, le urla, basta. A quest'ora la gente dorme. Insomma, basta, io adesso chiamo Stefano, sono stanca delle urla e della musica. E invece sì, Stefano sì. Dai, per favore, vicina. Dove va? Ma che va via? Cioè, l'avevo lasciata 2 minuti, ho detto torno subito. Nicole, mi ha chiamato la vicina di casa. Sì, la vicina. Sì, quella antipatica, sì. Mi ha detto che state strillando, ok? Che avete alzato la musica. Ma è vero? Che? Nicole, sento delle voci sotto. No, Stefano, per favore, dai, via. Nicole, chi era questa voce da maschio? No, non c'è nessun maschio qui. Io sono femmina, no? Zitto! Nicole, spero che non è entrato nessuno a casa, mi sono raccomandato. Guarda, Toro, guarda. Non ci credo, una cosa gli avevo chiesto. Sapete cosa è successo? Zitto. Mi ha chiamato Stefano dicendo che la vicina, non mi ricordo Tiziana, Letizia, non mi ricordo come si chiama, ha detto che noi stavamo facendo casino e quindi voleva venire qui. Gli ho detto no, non venire, perché adesso stiamo calme. Guarda che io l'avevo detto che era una brutta idea. Ora ci metto tutte quante in punizione. Senti, Bella, tu hai collaborato con noi, eh? Va bene. Sì, però ragazzi, questa è la bella per me perché non ce l'ho. Compratela. Quanti ne vuoi? 2, dai. Ce l'hai soldi? Sì, ce l'ho, tranquilla, dopo dei no. Raga, a me mi muda una certa fame. Ma che c'entra? Ma stiamo già mangiando tutto? Non lo so, però vado a controllare. 46. Oh, ma adesso devi mangiare tu. Dai, aspettiamo. Grazie, tu, vai. Grazie. Di nuovo. Allora. Va. Il numero è? Alessio, visto che vai in cucina, mi prendi qualcosa da mangiare? Allora, vediamo cosa c'è di buono nel frigo di Ilari. Ma che c'è solo limone dentro il frigo? Allora, cosa volevate? Un panino, le patatine e Coca-Cola? Arrivano subito! Dai, ci guardo qua! Abbiamo fame! Ho trovato solo questo dentro al frigo, non c'era nient'altro. Ma che è? Il limone. Vabbè, ci facciamo una limonata. Scusa Alessio, abbiamo detto porta qualche panino, qualche patatina, ci porti il limone. Allora, forse non sono stato chiaro. Nel frigo di Ilari c'è stato solo questo, non ci sta nient'altro. Sentite, ho fame anche io, quindi andiamo tutti quanti al supermercato e compriamo qualcosa. No, ha detto Stefano che non possiamo assolutamente uscire da casa. Dai raga, usciamo, ma che ci frega, io non ce la faccio più, ho troppa fame, veramente. Ragazzi, ho un'idea, facciamo una challenge. Dobbiamo uscire al supermercato e prendere più cibo possibile. Ma c'è una difficoltà, ci dobbiamo andare con i pigiami. Con i pigiami? No, io non esco, mi vergogno. Ma anch'io mi vergogno. Mamma mia, non chiede, mamma mia. Ma è una sfida, chi non accetta la sfida non mangia. Ragazzi, speriamo che non ci arresta la polizia vestiti no, così. No, sì, può essere che oggi andiamo in carcere. Dobbiamo stare attenti. Prenderò questi miei pelati e poi prenderò altri. Che state facendo voi qua? Come mai state fuori in pigiama? Piuttosto che stare qua, e guardate che avverto i vostri genitori, dovete andare a fare i compiti per le vacanze. Mi sembra che ve l'ho dati. Oggi non c'è la scuola. Non mi importa nulla. Vabbè. Ah, ragazzi, quelli ci sono pendolati, vabbè. E che ti porti via mia? Ma come abbiamo pagato? San Giovanni, gliel'ho detto io. Ma come paga San Giovanni? Te l'ha detto lui che ci pagava? No, io l'ho detto al cassiere che quando arrivava San Giovanni pagava San Giovanni per noi. Quindi ha pagato San Giovanni ma non lo sa che ha pagato. No, ragazzi, ma andare via. Sì. Ma dico, dai, prima che esci, andiamo via, scappiamo. Ecco. Ma dove andate? Mi avete lasciato il conto da pagare! 150 euro di conto! Ma che si fa così? Venite qua! Tanto
ci vediamo a scuola. È inutile che scappate. Vi metto 6 note per 1 per questo conto. 6 note! Tra poco in questo video. E tu cosa vuoi? Perché stai qua dentro? Chi ti ha dato il permesso di entrare? No, 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 ne possiamo parlare. Ne possiamo parlare. Roma, chiudi, eh? Ho capito. Ma guarda, però io ho le mani occupate coi prati. E quindi chiudi tu. Vabbè. Come si cucina? Allora, ci penso io. Metti la pentola sotto l'acqua. Acqua calda, no? No, si scalda. Adesso tagli un po' di cipolla. La cipolla, ma è quella che puzza. No, Me la sono pure mangiata un pezzetto, vuoi sentire? No, grazie, preferisco Gaia a questo punto. Vabbè, tanto sei fidanzato con lei. Vabbè, io vado a giocare con Roma di là, ciao. Vabbè, Nicolo, tu quando è pronto chiamaci, non fare casini, tra poco passo per vedere. Alla fine devo cucinare da sola. Bravi, brava Ilari. Io non mi prendo responsabilità. Ragazzi, ma quanti siamo? Qualcuno mi viene a dare una mano ad apparecchiare? Funghetti, mentre Nicole cucina e Sara apparecchia, io e Ilari ci leggiamo il nostro fumetto. Funghetti, sapevate che era uscito il nostro fumetto? All'interno c'è una storia fantastica che dovete assolutamente leggere. Guardate, Funghetti, ci sono tutti i nostri amici. Ilari, Nicole, Roma e Alessio. Per ordinare il nostro fumetto c'è il link in descrizione. Allora ragazzi, non so come è venuta, ma ve la mangiate lo stesso. Vai ragazzi, ci vediamo, dai, andiamo, dai, andiamo, dai, andiamo, dai, andiamo, dai, noi abbiamo fame, dai, una pasta. Dai Nicola, è buona. Sì, sì, è veramente buona, l'ho detto io. Sì, infatti. Poi questo sugo. Hai lasciato la porta aperta? No, io no. Papà Stefano aveva detto di non far entrare nessuno. Magari non è cattivo, magari è solo un senza detto. Ma io c'ho paura, Ila. Ila, ti ricordi quello che ti ha detto tuo padre? Non deve entrare nessuno. E tu cosa vuoi? Perché stai qua dentro? Chi ti ha dato il permesso di entrare? No, 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 ne possiamo parlare, ne possiamo parlare. Beh, quasi, dai, siamo là. Che significa quasi? Beh, ragazzi, non è che l'ho mandato proprio via, No, ragazzi, ho troppa paura, sono scappato. Ragazzi, dobbiamo cercare un piano per mandare via questo qua, che non sappiamo manco chi è. Chiamiamo Stefano. No, si arrabbierà troppo. Senti, vabbè, dai, chiamiamo Stefano, dai, non fa niente. Funghetti, secondo voi come possiamo mandare via di casa questo estraneo? Scrivetelo nei commenti.
polizia. Devo chiamare la polizia per forza. Cioè non è possibile. Io non metto più piede su quel letto. Non è possibile. Ciao. Ma me ne Raga, tranquilli, è la polizia. L'ho chiamata io. Arrivo! Chiama la polizia? Sì. Non fallo entrare! Senti, io ho paura. Ci sta uno di là con gli occhi aperti che sta dormendo. Non si sa che sta facendo. Prima stava sul divano. Senti, io l'ho chiamata per sicurezza. Ora vediamo che succede. Arrivo! Buonasera! Buonasera! Alla buon'ora! Alla buon'ora che cosa? Io l'ho chiamata 3 ore fa. Cioè... Sia un attimo più in là, tanto per cominciare. Allora... Io sono il tenente San Pietro e Paolo della speciale. Io ne sono chiamo... venuto qui perché mi è stato chiamato. Mi è stato chiamato qui un abuso. C'è stato qualcuno, è entrato qualcuno. Toglietevi voi che siete i principali sospettati. Io neanche chiamo. Allora, sì, facciamo un'immagine veloce e cerchiamo di capire. Lei è sicuro che è un poliziotto? Perché ha il volto coperto? Io sono il tenente San Pietro e Paolo della speciale. Noi non possiamo far vedere il volto per non essere riconosciuti, capito? Dobbiamo lavorare sotto traccia, un po' in incognito. Anzi, ditemi, qual è il motivo per cui mi avete chiamato qui? Allora, è entrato uno sconosciuto in casa. C'è uno sconosciuto in camera, vai a vedere perché sennò in fretta. Dai, la prego, allora, innanzitutto calmiamoci. State calmi, ci penso io. Uè, si sveglia! Ma... Si sveglio! Ma io sono a casa mia, sto dormendo, cosa vuole? Lei dove sta? A casa mia. E io dove sto? A casa mia! Allora chiedo scusa, me ne vado. Arrivederci, smetta a dormire. Allora, poliziotto, città! Mi dica a me. Allora, tanto do la mano. Mi tutta spiace. Questa confidenza. San Paolo! Non si può prendere San Pietro e Paolo. San Pietro e Paolo, vabbè. Io sono andato di là e le indagini mi hanno portato a pensare che qui non è lui che devo arrestare. Bella, le unghie, mano. Vero? Belle unghie, vedi? Belle. Guarda quanto sta bene questa qua. No. Ehi! Ma quali sono le tue indagini? No. Ila, tu mettiti di là, tu vai di là. Allora, sapete qual è la conclusione del fatto? Stai tranquilla, adesso io vi arresto. Quindi siamo tutti noi in arresto. Bravo. Ma perché? Un caffè? Macchiato per colpa. Ma il caffè è la giocare. Adesso questa casa colpa tua, allora tu vieni dentro con noi. Noi ce l'ho. Espulsa dai ladri, da come puoi, via in galera. In galera. Zucchero dove sta? Sta in basso a destra. Ah, ok, grazie. Ma che in basso a destra? Oh, questa è casa mia! Dentro la macchina della polizia. No. Andiamo tutte e tre. No, non voglio stare. Ma è obbligatorio. È obbligatorio. Via, siete d'arresto. Via, via! Certo che il tenente poteva chiudere la porta. Funghetti, abbiamo una sorpresa per voi! Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. All'interno del fumetto ci sarà un'avventura fantastica! Ci saranno tutti i personaggi che conoscete, dal maestro alla preside a tutti i compagni di classe. Ordinatelo nel link in descrizione.